Orgnar. Orgnar. Mi stai ascoltando? È difficile ignorarti. La birra sta andando a male. Ce ne serve dell'altra. Abbiamo stanze e cibo. E anche... Basta che poi pulisci. Sai come si usa, vero? Combini un paio di ingredienti e vedi che succede. Un po' di grano e ranuncolo insieme creano una pozione curativa, nel caso non lo sapessi. Abbiamo anche molti ingredienti in vendita. Dai un'occhiata. Dai un'occhiata qua. Sono venuti alcuni uomini dello Jarl e hanno lasciato questa lettera d'Italia. Ho sentito delle voci su un ragazzo a Windelm, un certo Aventus Aretino. Ha cercato di contattare la Confraternita Oscura. L'emporio di Riverwood di Lucan è stato derubato la notte scorsa. La cosa strana è che i ladri non hanno portato via quasi niente. Hai visto il santuario di Azura? Dicono che fu costruito dagli Elfi Scuri dopo la loro fuga da Morrowind. È un posto da visitare. Vuoi farti saltare in aria? Ho sentito dire che è questo che succede a chi pratica la magia. Se ti interessa, puoi rivolgerti all'Accademia di Winterhold, sempre che sia ancora in piedi. È molto più sicuro chiedere al mago dello Jarl di insegnarti un paio di trucchi. Nessuno si fida di quei maghi dell'Accademia a Nord. Solo gli dèi sanno cosa fanno lassù. Dicono che un drago ha attaccato Helgen. A me sembrano tutte cavolate. Va bene, allora. Tu sei il visitatore che sta ficcando il naso in giro. Dicono che un drago ha attaccato Helgen. A me sembrano tutte sciocchezze. Dammi un bicchiere di birra. Provvedo subito. Sono la... candiera. È il mio lavoro tenere d'occhio gli stranieri. Non si vedono tutti i viaggiatori qui a Riverwood. Dammi un bicchiere di birra. Lo vedo subito. Di questi tempi la guerra allontana quasi tutti. La maggior parte dei miei clienti sono abitanti del luogo che vengono a rilassarsi dopo una dura giornata di lavoro. Allora, qual è la tua storia? Sei qui per rilassarti? Quella lettera dovrebbe convincere Camilla a non rivolgere mai più la parola a Fendal. Certamente. Cosa posso fare per te? Hai l'aspetto di un viandante. Certamente. Cosa posso fare per te? Sì? La storia dei piedi stranieri inizia così senza che nessuno lo attendesse. Ti avanza un po' di birra o idromele? Entrò tracotante brandendo la lama, urlando spavaldo di gloria e di fama. Va bene allora. Ma poi tutto un tratto il tono scemò quando di Matilda lo sguardo incrociò. Siamo stanchi di udire, si fatteme. Sogni e orsù, diamo un limite a queste vergogne.
Così d'un baleno il duello iniziava con la prode Matilda che parava e affondava. Mi farà bene un po' di allenamento. Segnata, di lui ci rimane una testa mostrata. Sparito. Non mi piace. Orgnar. Tu sei il visitatore che sta ficcando il naso in giro. Pare che Ulfric, manto della tempesta, sia sfuggito agli imperiali. Ora la guerra non farà che peggiorare. Dammi un bicchiere di birra. Provvedo subito.
Posso esserti utile? Hai degli affari qui a Riverwood, eh? Ehi, ci sono villaggi peggiori. Almeno quella maledetta guerra non è arrivata qui. Ancora. Mi piace. Alla mia amica Dorothy non piacciono i miei scherzi. Stai facendo il cattivo, Frodnar. E se anche fosse... Prima volta a Riverwood?